Ciao bellezze e bentornate. Oggi video haul di libri. Ho recentemente acquistato tre libri, tre romanzi e volevo parlarvene. Allora, iniziamo con il primo ed è un romanzo della Newton Compton Editori ed è scritto da Cécile Berthold. Non mi piaci ma ti amo. Eccolo qui. Allora, un enorme successo del passaparola, un romanzo romantico imperdibile. Si sono conosciuti da piccoli, si sono detestati, ma adesso un testamento li obbliga a sposarsi. Ha delle buone recensioni, infatti scrivono di questo libro: appena ho letto le prime righe mi sono innamorata di questo libro. Lo consiglio a tutte le romantiche e a quelle che per qualche ora hanno voglia di ridere e sognare. Thomas e Sandy, lui nobile e ricchissimo, lei di semplici origini irlandesi. È solo l'amicizia tra le loro famiglie a unirli. Capita così che ogni anno i due trascorrono le vacanze estive a Garden House, la favolosa residenza dei Clark. Sandy odia quei mesi perché detesta Thomas, il suo stile di vita e i suoi amici. Crescendo i due si perdono di vista, finché, alla morte del nonno, durante la lettura del testamento, Thomas si trova di fronte a un annuncio sconvolgente. Potrà ereditare ogni bene solo a patto che metta la testa a posto e si sposi. E con chi? Proprio con quella Sandy Price, che non vede da almeno 5 anni. Deciso ad aggirare la volontà del nonno, Thomas cerca di contattare la ragazza per convincerla a tirarsi indietro. Sandy però sta attraversando un momento complicato, è disoccupata ed è sul punto di perdere l'anticipo versato per acquistare un piccolo bistrò. E quando all'improvviso si presenta la possibilità di coprire ogni spesa, finisce per accettare la bizzarra proposta. Ma cosa ci si può aspettare da un fidanzamento se lui e lei si odiano sin da piccoli? Nulla di buono, a meno che tra una finzione e l'altra non accada qualcosa di assolutamente imprevisto. Allora, mi è piaciuta tantissimo la trama, ho voluto acquistarlo. Ecco qui, il costo è di 4,90, l'ho pagato su Amazon, ma credo che anche insomma nelle librerie il prezzo sia quello, naturalmente. Appena l'avrò letto vi farò la review e vi farò sapere di questo libro. Spero che vi abbia incuriosito, a me ha incuriosito tantissimo, e vediamo se insomma questo libro è all'altezza delle aspettative. Prova ad amarmi, prova ad amarmi, eccolo qui, di Silvia Kent. Allora, numero uno sul web, il romanzo italiano vietato ai minori che ha fatto impazzire e scandalizzare i lettori. Allora, questo qui è un libro che io ho acquistato già da un po' di tempo e ho iniziato già a leggere, sono già a buon punto, e ho acquistato anche il seguito di questo libro, che è Prova ad amarmi ancora. Vi leggo la trama di Prova ad amarmi e poi ne parliamo. Anthony Baker è un gigolò dalla bellezza statuaria. È l'amante ufficiale di Rachel Norton, donna senza scrupoli a capo della più grande industria farmaceutica degli Stati Uniti. Ma Anthony ha anche molti altri clienti che richiedono i suoi servizi, ormai leggendari nel jet set e negli ambienti più facoltosi della Grande Mela. Ha rapporti con uomini e donne e anche di gruppo, ma non si lega e non si innamora di nessuno. È freddo, professionale, la sua sensualità è seconda soltanto alla sua determinazione. Angela Palmieri, giovane ragazza italiana appena sbarcata a New York per lavorare nell'ufficio marketing di Rachel, diventa subito la favorita del capo e viene introdotta, suo malgrado, in un mondo di lusso, eccessi e dissolutezza. Una storia che toglie il respiro, un incredibile successo decretato da migliaia di lettori sul web. Allora, è un libro molto molto particolare, perché diciamo che lui, essendo un gigolò, ha avventure di tutto e di più, e quindi bisogna essere un po' abbastanza aperti per leggere questo libro.
ma un'opera di fantasia, ma comunque, anche se è un'opera di fantasia, ci sono molte cose che rispecchiano la realtà. Al di là di tutto questo, c'è una grande storia d'amore che cioè in pratica i due protagonisti fino adesso, fino alla metà del libro dove sono arrivata io, non interagiscono fra di loro, ma non sessualmente, cioè non hanno, ci giocano intorno, ma non vanno praticamente al sodo. E lui nasconde molte cose, lui, io credo, per quello che ho letto, perché non sono ancora arrivata alla fine del libro, credo che lui abbia uno scopo, cioè non fa il gigolò per scelta, ma lo faccia perché credo che lui ci sia tutto una verità dietro a questa storia del gigolò, e credo che ci siano altri interessi che muovano questa situazione, quindi alla fine del libro sicuramente scopriremo il perché lui fa questo tipo di vita. Ma quando incontra Angela ne viene completamente rapito, e con lei si comporta in modo completamente, naturalmente, diverso da quello che lui è e dalla reputazione che ha. Quindi un libro molto particolare, che inizialmente non mi piaceva, devo essere sincera, proprio in virtù del fatto che lui fosse un gigolò, e proprio perché lo vedevo molto, insomma, crudo sotto certi aspetti. Però devo confessare che piano piano, che lo sto leggendo, mi sta appassionando un poco. Il secondo mi è arrivato pochi giorni fa, perché è uscito da pochi giorni, ed è Prova ad amarmi ancora, perché nel primo libro la storia non si conclude, dobbiamo poi scoprire nel secondo libro la storia come va a finire. Naturalmente io vi farò sapere appena l'avrò letto, perché non vedo l'ora di finire questa storia. E questi sono i due libri, ecco qui, per chi ha voglia di cose abbastanza forti, di emozioni abbastanza forti, di come vi dico sempre, bisogna leggere tutto, bisogna saper leggere tutto, essere aperti a tutto, perché comunque il sapere in generale è qualcosa di buono, quindi bisogna sempre un attimino essere aperti con la mente, non bisogna perdersi dietro a ipocrisie, no, questo non lo leggerò mai perché non mi piace, perché è troppo crudo, perché parla solo di sesso, oppure no, bisogna essere aperti con la mente. Io non sono una lettrice da lettura impegnativa, chiaramente non lo sono, perché vi presento sempre comunque romanzi, ma io amo moltissimo leggere i romanzi, perché è un modo per evadere un po' dalla realtà, per vivere una storia, come se in quel momento tu scappi da tante situazioni e ti immergi in un mondo, ti fai anche delle risate, perché ridi a volte di certe situazioni che succedono. E insomma, leggo questo libro in particolare, Prova ad amarmi ancora, questa storia la leggo con molta ironia, perché insomma, che sia abbastanza forte, però a volte ci sono delle situazioni che mi fanno veramente ridere a crepapelle. E ripeto, non è la solita storia e non è diciamo per tutti, bisogna essere abbastanza pronti, anche perché io all'inizio ho letto il libro, proprio all'inizio sono rimasta un po' così, sono rimasta un po' scioccata, devo dirvi la verità, anche se le cose della vita si conoscono, voglio dire, però siamo persone adulte, quindi conosciamo certe cose, però io sono rimasta un po' così, perché ci sono delle scene molto forti che, se non sei preparata, insomma, è un po' forte, però è molto interessante, perché ripeto, al di là di tutta questa storia del gigolò, io penso che dietro ci sia una storia di spionaggio industriale, di
c'è uno scopo del perché Anthony è un gigolò e non è a caso, quindi non è per scelta, ma credo che insomma ci sia una cosa molto. Poi ci sono dei personaggi che si intrecciano nella storia, anche Angela ha un passato alle spalle che è diciamo collegato con Rachel, la sua datrice di lavoro, quindi è tutta una storia che scopriremo poi alla fine, abbastanza interessante. Io penso che appena avrò finito questa storia vi aggiornerò sicuramente. Nel frattempo vi ringrazio per avermi seguita e spero di avervi incuriosito. Potete trovare questi libri alla Mondadori, io vi lascio un grande abbraccio, mi raccomando fate le brave, vi voglio tanto bene, a presto bellezze, ciao ciao!